Buonasera a tutti. Oggi ho una puntata speciale perché ho un'amica con me, una nuova amica con me, e quando mi ha spiegato cosa fai, ho detto no, devi venire su un posto per i pensieri. Perché Giuliana Locatelli, vabbè, lei è una naturopata, però ultimamente ha studiato ve lo faccio spiegare da lei perché è più semplice. Ha studiato una nuova disciplina che è recente, cioè è nata negli anni 90, che si chiama olfattoterapia. Ed è un metodo psicoemozionale, però con i profumi. Io ho detto, parlacene, perché effettivamente è una cosa nuova, è una cosa che non. Perché l'aromaterapia la conosciamo, è una questione ambientale, ma l'olfattoterapia ha proprio uno scopo terapeutico. Va a lavorare sulle emozioni. Per cui io gli ho chiesto di venircela a raccontare. Tra l'altro, non lo so ancora, ma se ci sarà qualcuno in diretta che vuole sperimentare questa cosa, mi dà dei consigli giusti, perché mi piacerebbe che diventasse un appuntamento, se non mensile, insomma, 2 o 3 mesi, magari con delle dirette un attimino più pratiche. Però stasera presentiamo l'olfattoterapia. Prego, Giuliana, vai. Che cos'è? Grazie Laura, buonasera a tutti. Allora, l'olfattoterapia è un metodo di aiuto e di sostegno alle persone. Nasce nel 1992 e il fondatore è un francese, si chiama Gilles Courmille. E è stato importato negli anni 2000 dalla mia insegnante che si chiama Fiorenza Lepore. E noi siamo le prime 20, 25, adesso non so quante siamo, studentesse in Italia, italiane, che stanno approcciando a questo metodo. Il mio percorso non è ancora terminato, quindi sto ancora sperimentando. Mi mancano ancora un po' di settimane. È un lavoro molto intenso, molto bello, che lavoro con gli oli essenziali, ma non ha niente a che fare con quello che noi siamo abituati a vedere l'olio essenziale, diciamo così. L'olfattoterapia non c'è il tocco della persona, non si va a lavorare sul massaggio, non viene, si lavora tutto proprio attraverso l'olfatto, che è uno di quei sensi che, ahimè, abbiamo quasi dimenticato. Soprattutto con questi anni difficili che abbiamo passato, ci siamo proprio un po' dimenticati di quello che è proprio anche il nostro intuito. Quindi, vabbè, gli strumenti dell'olfatto terapeuta sono sempre le boccettine, non so se si vedono, Adesso ecco va a vedere, sì, qui, esatto. ok, perfetto, di oli essenziali e le famose mouettes, Cos'è sono questo? Non lo so. queste, che sono queste Ah, tanto mouettes qui, questo, ok. ok, quindi si intinge, diciamo che questa però è la tecnica dell'olfatto terapeuta, ecco. Che cosa è che in realtà succede? Succede che con l'aiuto dell'olfattoterapeuta, una persona che è pronta a sperimentare, lasciare un'emozione che è, diciamo Bloccata. così, latente, esatto, bloccata, l'olio essenziale aiuta attraverso il corpo a scavalcare la sfera mentale, a scavalcare tutte quelle resistenze della mente, e se noi siamo predisposti all'ascolto del corpo, attraverso il corpo l'olio essenziale dà dei segnali molto chiari. Quindi una lavanda che potrebbe essere rilassante in aromaterapia può avere un effetto completamente diverso in olfattoterapia. Ok, qui ci salutano Laura, ci salutano Eli, adesso facciamo, cioè, Ah, ad sì. esempio, fammi un Ciao a tutti. esempio, tu come Sì. fai a identificare, allora, io metti che sono la tua paziente, la tua cliente, e immagino che dovrò raccontarti le emozioni, oppure, cioè, come avviene una seduta? Allora, come tutte le tecniche energetiche, se arrivi a fare una seduta di olfattoterapia, perché in qualche modo sei attratta da questa tecnica, e soprattutto dietro agli oli essenziali ci sono i deva della natura. Quindi si parla subito di un lavoro vibrazionale emozionale. Diciamo che l'olfattoterapia ti aiuta a connetterti con quella parte interiore, a
attraverso proprio la vibrazione e a trovare il tuo centro e a emanare quell'amore per noi stessi che poi crea tutto, che crea e smuove tutto quello che è, diciamo così, il piano fisico. Se tu vieni da me, Laura, puoi venire in tanti modi, no? Puoi venire. Sono curiosa, voglio vedere che cosa accade, voglio risolvere una paura, voglio provare a fare un percorso, voglio liberarmi emozionalmente. Ci sono tante cose per cui una persona può approcciarsi allo fatto terapia, può rilasciare magari un lutto, un trauma. E in base al sentire dell'olfattoterapeuta si sceglie il protocollo adatto in quel momento per quella persona, che non è detto che sia lo stesso, vuoi risolvere, che ne so, la paura del buio, e che non sia lo stesso protocollo che io propongo a te piuttosto che se viene qualcun altro, sempre per risolvere la paura del buio, perché è molto vibrazionale. E si sente proprio, si sente. Diciamo che nel percorso che stiamo facendo, perché parlo al plurale perché sono tante ragazze, Fiorenza ci ha accompagnato prima a un ascolto interiore, un lavoro di sblocco emozionale molto profondo. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è lavorare su noi stessi e ti credo che mi sia ribaltata completamente la vita. È una percezione completamente diversa delle vibrazioni. Io ho studiato tanti anni pranic healing, ho fatto tante tecniche energetiche, ma quello che mi dà in questo momento, perché poi le cose possono anche cambiare, le vibrazioni degli oli essenziali e i deva della natura hanno un sentire completamente diverso. Quindi lo Loro fate proprio, va fatto comunicano. in presenza, cioè non c'è possibilità, Va oppure. fatto in presenza. Allora, sì, lo si può fare a distanza, si può fare, o l'ho fatto coaching, lo possiamo fare, lo facciamo, ma la persona deve avere gli strumenti, deve avere a disposizione, non dico il cofanetto, vediamo se riesco a fartelo vedere. Ok. Ecco, e qui dove ci sono tutti gli olietti, Eccolo qua. però almeno queste 16 fragranze. Di qualsiasi, diciamo, qui non si parla di marche, nel senso che io non sponsorizzo una marca di oli essenziali. L'importante è che l'olio essenziale sia certificato biologico puro. Per qualsiasi olio essenziale va bene, però per farlo a distanza bisogna avere la strumentazione adatta. Perché non ci abbiamo pensato, però la prossima volta ti preparo io le boccettine, Laura, e te lo facciamo a te a distanza e facciamo la prova. Quindi in questo caso sarebbe che io ti, non so, vediamo dove, non sai indicarmi qual è veramente il tuo malessere in questo momento, però senti dentro di te che hai voglia di fare qualcosa per te stessa e di recuperare quell'armonia interiore. Allora, Mister Bergamotto è il nostro aiuto, quindi tu ne saresti un po' di bergamotto, stando in ascolto, ti garantisco che senti anche attraverso le indicazioni dell'olfattoterapeuta dove arriva e dove si ferma l'olio essenziale, perché la vibrazione entra completamente e ti dà proprio l'indicazione precisa. Di quale parte del corpo in quel momento tu hai un blocco. Magari tu pensi di aver bloccato il plesso solare e invece è che ne so, è la gola, per esempio, no? Perché in questo momento dici sono bloccata emozionalmente perché non riesco a, e poi magari basterebbe magari semplicemente dire quello che si pensa. Però l'olio essenziale quando entra è un po' difficile da spiegare, è più facile da fare che da spiegare. Perché quando la vibrazione entra la senti. E mano a mano che viene l'evocazione, con l'olfattoterapeuta, il sentire comincia a scindere la mente. Quindi chi ti accompagna, l'olfattoterapeuta in questo caso, riesci a percepire quando ti entra la mente, quando non senti perché hai paura,
quando hai bisogno magari di qualche parola per lasciare che l'energia scorra, comprende se ci sono delle resistenze, perché si entra proprio in un contatto animico. E l'olio essenziale lavora su una vibrazione e una frequenza molto alta. Non so se mi sono spiegata. Quindi tu prepari un olfattoterapeuta può preparare delle ricette, tra virgolette. Allora, le prepariamo insieme, diciamo così. Non è proprio una ricetta quella che appare, però è anche vero che io la settimana scorsa ho fatto una seduta con la mia insegnante, mi sono fatta i miei pianti esterici, i miei sblocchi e quant'altro. Ho cambiato tantissimo la mia vibrazione interna. E sua indicazione sì, ti dico di sì, della mia comunque insegnante di differenza che mi ha accompagnato, ho fatto questo percorso in questi giorni di connessione con l'olio essenziale di rosa. Però ecco, stiamo sempre lì, è sempre l'olfattoterapeuta che capisce quando c'è bisogno di dare un'incanalazione. Quindi io mi sto facendo, passami, ti passo, cioè, scusami il termine, il mazzo in questi giorni, proprio in questi giorni, proprio preciso a fagiolo, con la rinascita, la risurrezione, col chakra del cuore e con la rosa. Non è un lavoro semplicissimo, non vorrei spaventare nessuno, non è un lavoro semplicissimo, è una concezione di ascolto molto bella perché il profumo noi lo diamo per scontato, l'odore lo diamo per scontato, però se pensiamo semplicemente, uscendo dagli oli essenziali, che quando entriamo in casa sentiamo un buon profumo di caffè e questo ci dà, e ci piace il caffè ovviamente, e ci dà, dice, ah, che bellezza, mi sento bene, ok? Ed è un sentire di una memoria emozionale il caffè. L'olio essenziale scavalca tutte le onde cerebrali della mente, scavalca tutta la parte dell'ego e arriva direttamente lì dove l'anima ti aspetta con le braccia aperte, con il cuore aperto perché ti accoglie e ti abbraccia. Allora, qui abbiamo una domanda di Laura che ci chiede: ma l'olio essenziale lo scegli tu a seconda del mio problema o malessere? Dipende dal protocollo. Se ritorno sul protocollo del bergamotto, ok, è il bergamotto che mi indica quale parte del corpo, cioè scusa, è il bergamotto che ti indica, scusa, quale parte del corpo è, tra virgolette, bloccata e in corrispondenza c'è un chakra e in corrispondenza ci sono degli oli essenziali. Ah, ho capito. Quindi il bergamotto fa un po' di apripista, cioè tu Sì. parti da un'emozione dichiarata del tuo cliente, o comunque da una paura, da Sì. una ansia, insomma, anche da uno stato emozionale sconosciuto, come dici te, sto facendo questa terapia per riequilibrarmi, perché insomma, depurarmi, qualunque cosa, insomma. E da lì poi è la prima, diciamo così, terapia stessa che ti va a indicare altre parti del corpo che sono in corrispondenza con dei chakra a cui a loro volta corrispondono oli essenziali specifici per quel particolare blocco energetico, per quella particolare emozione. Ho Sì, capito esatto, sì. Allora diciamo che nella parte tecnica chi si affida all'olfattoterapeuta è meglio che, tra virgolette, non sappia come funziona un protocollo, salvo che ha delle domande da fare e giustamente vengono risolte. È proprio quello che consiglio io, è quello proprio di mettersi proprio nell'ascolto del corpo, perché il corpo ci parla continuamente. In ogni momento e noi non siamo più abituati, non siamo proprio più abituati. Non so se ho risposto alla domanda. no, è Anche nella, okay, sì. anche nel protocollo base che è l'esplorazione, ok? Ci sono tre oli essenziali, diciamo, che vengono indicati, e la maggior parte delle volte la mente vuole riconoscere l'olio essenziale. Che al 99%, 99% no, forse però, al 90% non riconosce mai, perché si entra in uno stato in cui è proprio la vibrazione che è
che è la fonte del, che è l'anima dell'olio essenziale che va proprio a lavorare su, che entra dentro e ci fa da indicazione, insomma, ecco. No, ho capito perfettamente. No, è molto interessante perché, vabbè, l'idea dei profumi è un po' anche l'idea commerciale, cioè noi ci ricordiamo molto spesso del profumo del nostro primo amore, piuttosto Sì, che il esatto. profumo della nonna, piuttosto Sì. che effettivamente l'odore è estremamente collegato, il sentire il profumo è l'olfatto è estremamente collegato alla parte emozionale. Solo che noi ne abbiamo una relazione molto più incosciente rispetto a altre parti del nostro corpo, ad altri sensi, no? La vista, il tatto, l'udito, no? Sono come più consce. L'olfatto esiste, se non avessimo l'olfatto sarebbe una tragedia terribile, una malattia terribile, ma ci facciamo meno caso. Cioè, almeno la nostra cultura è sempre meno abituata, probabilmente perché si è allontanata, anche la civilizzazione ci ha allontanato chiaramente con la vita che facciamo dalla natura, ma la sua funzione, cioè l'universo ce l'avrà dato pure per qualche cosa, no? È veramente sempre collegata all'emozione, cioè l'odore è particolarmente potente, non è vero? Vanno i profumi, basta vedere le pubblicità in TV, i profumi sono per sedurre. Comunica le emozioni, cioè le pubblicità della TV dei profumi sono, non so, seduttive, piuttosto che sono l'uomo forte, piuttosto che sono ribelle, cioè, no? Cioè, voglio dire, credo che ci sia È un indizio vero, è per vero. questo. No, è vero. Noi abbiamo nella nostra parte inconscia tanti cassetti di memoria e c'è proprio una memoria olfattiva, abbiamo proprio una biblioteca olfattiva dentro di noi. E non, guarda, ti racconto quella che è successa a me, che faccio prima raccontare una cosa che... Allora, durante un trattamento di olfattoterapia lavoriamo sul padre, quindi il protocollo del padre. Andiamo in evocazione, la mia compagna mi ha fatto fare l'evocazione, quindi tutta la struttura con gli oli essenziali e quant'altro, e mi sono venute delle immagini della montagna. Della montagna, e io da piccola mio padre andava in montagna. Sentendo questo profumo, io sentivo un'angoscia con l'immagine della montagna e non riuscivo a collegarla, no? Quindi non c'era un collegamento diretto tra il profumo e la montagna, ma quel profumo è stato il conduttore che mi ha portato dentro quell'emozione di paura e di e rabbia, pa quella paura mista rabbia, che durante poi l'evocazione e il trattamento ne è emerso che io da piccola ho assorbito la paura di mia madre di quando mio padre andava in montagna. Ecco, Quindi lei chiedesse inconsciamente, qualcosa. Ok. io inconsciamente ho, come si dice, acquisito questa paura e l'ho messa in un cassetto, perché in realtà non c'è mai stato non ho mai avuto un problema né con mia madre né con mio padre né con la montagna, in realtà. Ma durante l'evocazione le immagini e le sensazioni sono state molto chiare. Tanto è vero che ripercorrendo la mia vita, io ho cominciato ad andare in montagna l'anno scorso. Quindi per 40 anni non sono mai andata in montagna, ho sempre escluso la montagna dalla mia vita. Ieri e l'anno scorso ho cominciato ad amarla e sono andata anche a arrampicare, per dire, no? Ed è stato tutto un processo alchemico. Ecco, perché un'altra cosa importante, questo percorso si chiama il percorso dell'alchimista, quello che l'olfattoterapeuta fa e aiuta a fare, perché siamo un po' tutti alchimisti, quindi il trasformatore interiore di quelle cose che sono un po' nascoste, sono un po' lì latenti, ma che in un qualche modo escono, usciranno prima o poi, perché non hanno modo di esistere. E quindi sono lì e sono latenti e noi le tiriamo fuori, insomma. Bella, mi piace molto. Il tuo racconto è stato molto più chiarificante della teoria, diciamo così, perché Non è così semplice spiegarlo, anche perché veramente, cioè, il malloppone non è mica piccolo, voglio dire, ecco. E credimi che tutte le volte che si fa. le ragioni di determinate cose, magari scoprire anche parti di sé che non si sapeva neanche di aver nascosto. Cioè, hai ragione tu.
cassetti non aperti. È una guarigione semplice, è un portare alla coscienza semplice, un portare alla luce semplice, con uno strumento però potente e studiato, perché effettivamente poi è una tecnica, no? Cioè, è stata proprio catalogata, codificata ed è poco conosciuta, per cui che può essere messa insieme anche ad altre tecniche o altri percorsi che uno fa, immagino, giusto Giuliana? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io ad ora non riesco a mischiarla, devo solo dirti la verità, perché è talmente perfetta così com'è che non riesco a mischiarla. Poi con il tempo, con la pratica, con anche il lavoro di trasformazione, perché forse lo sai meglio di me, però quando un terapeuta accompagna qualcuno, il lavoro prima lo fa lui. Certo. Non è mai verso l'altra persona, e l'altra persona è sempre uno specchio. Quindi il viaggio è sempre di coppia, diciamo così, no? Diciamo paziente brutto da dire, però per intenderci, ecco, il paziente e il terapeuta lavorano di pari passo. Per quello che dico che la vibrazione dell'olio essenziale è molto. È molto di più di quella che noi pensiamo, Molto, insomma. No, sono d'accordo, perché effettivamente allora, guarda, tante tecniche sono meravigliose che lavorano col corpo, la piattoterapia, cioè mi viene in mente solo che abbiamo fatto, quando è stata una settimana scorsa, 10 giorni fa, la diretta. Però effettivamente il profumo è un concetto, perché è antico, cioè in realtà è una nostra conoscenza antichissima, cioè il nostro senso è uno dei più antichi che abbiamo sviluppato, cioè ci salvava la vita una volta sta roba. Cioè, il naso è una delle prime alchimiste, allora, a parte che gli oli essenziali li avevano già gli egiziani, li usavano già per andare negli altri mondi, e, insomma, se dovremmo metterci a studiare gli oli essenziali dai nostri antichi, scopriremo un mondo che non ci immagineremo neanche. Però una delle grandi alchimiste è stata Maria Maddalena, che ha usato gli oli essenziali, e ha curato Gesù con l'olio essenziale di sandalo. Quindi voglio dire, cioè, veramente tante cose che secondo me vanno prese un pezzettino alla volta, nel senso che il viaggio va fatto un pezzettino alla volta. Se la nostra, se Gilles Fourny ha strutturato un percorso di un olfatto terapeuta su 2 anni e di residenziali, dopo il quarto ti posso dire, capisco perché. Io l'ultimo che ho fatto è stato ottobre, ci ho impiegato un mese e mezzo a riprendermi. Che poi apparentemente no, ma dentro cambia veramente tutto. Cambia veramente tutto. Quindi se la persona è predisposta, secondo me, cioè io ho una tecnica che consiglio almeno da sperimentare, ecco, da sperimentare, perché ti porta a una, ed è la cosa che mi piace tantissimo, a un ascolto del corpo che adesso è indispensabile, perché abbiamo perso la percezione di noi. Abbiamo perso la percezione dell'ascoltarci. Almeno questo è il mio sentire, poi. No, no, assolutamente. Questo è il mio sentire. Allora, una domanda che posso farti è, quindi, è un lavoro energetico-emozionale, prettamente energetico-emozionale? Sì, che però entra nel piano fisico, che non rimane a un livello Metafisico. Ok, che non rimane lì a un livello energetico e io sono abbandonata. Anche perché sì, ti dico che quando si finisce un trattamento, quando si pacifica con l'olio essenziale che ci ha fatto sbarellare, passami il termine, che può essere l'olio essenziale che amiamo più di tutti e che non avremmo mai pensato, che non abbiamo riconosciuto, che è quello che ci ha portato fuori completamente. Fuori intendo dire che ci ha aperto completamente il cassetto dove abbiamo tirato fuori quell'emozione. Quando si va a fare la pacificazione, Ah, perché questo è la una percezione,
Poi Molti c'è la scatti pacificazione della durante, circoncisione. sono i passaggi della tecnica. L'olio essenziale cambia, scusami, il nostro sentire dell'olio essenziale cambia. Faccio un esempio. Sempre su di me, ti faccio il mio esempio. Il primo, a me mi ha proprio salvato la vita, ti dico la verità, l'ho fatto terapia, mi ha salvato la vita. Chi era presente con me a quel corso se lo ricorda benissimo, penso che rimarremo nella storia delle prime studentesse. La mia insegnante mi ha fatto cioè, quando hai fatto la teoria, a un certo punto poi devi fare la pratica, no? Devi fare la pratica e lei ha detto: va bene, allora ragazze, adesso vi faccio vedere com'è la tecnica, proprio in modo pratico. Scelgo una persona tra di voi, a mio sentire, quella che in questo bisogno, in momento ha più bisogno. E figurati chi non ha chiamato me, no? È chiaro. Era una situazione molto particolare. E durante il trattamento, diciamo così, chi mi ha accompagnato è stato l'olio essenziale di lavanda, ok? Che è quello che mi ha fatto sbarellare, che è quello che mi ha tirato fuori dolori molto vecchi, che è quello che mi ha fatto ricordare delle cose che avevo irrisolto e che dovevo prendere in mano, che dovevo guardare e che dovevo fare delle scelte. Fatta la pacificazione, l'olio essenziale ha cambiato la struttura molecolare al mio sentire. Ovviamente no, la boccettina è rimasta uguale, ma a mio sentire ha cambiato la struttura molecolare. Quando io adesso prendo l'olio essenziale di lavanda, non sento solo la lavanda, sento il mondo che c'è dentro la lavanda. Sento Certo. quello che io sono andata a prendermi dentro di me con la lavanda. Quindi non è solamente una percezione olfattiva o sensoriale. Quando si entra in contatto con la natura, entri dentro in quella dimensione, entri in contatto con i deva della natura e loro ti accompagnano sempre. Loro sono lì per accompagnarci. Poi noi chiamiamo, è l'olfatto, è l'odore, è il profumo, perché abbiamo bisogno mentalmente di darci una spiegazione logica razionale, che va benissimo e che la uso e la utilizzo anch'io, non è che non la utilizzo più. Nel senso, viviamo in un mondo fisico, quindi la cosa fantastica è poter unire il razionale con lo spirituale. Questo che l'olio è questo che l'olio essenziale fa. Durante la seduta, ecco. Quindi Ma cambia alcuni completamente la percezione. le emozioni non le esprime. Cioè, ti Cosa? spiego, faccio la domanda così, nel senso che oggettivamente ci sono, la nostra cultura occidentale ha puntato tutto sulla mente, molto sulla mente, per cui è sempre Sì. più difficile per ciascuno di noi, in generale, come dire, contattare le emozioni. C'era un mio amico psicoterapeuta che mi diceva: guarda, io ho la mia cassettina per i pianti, cioè io una volta ogni settimana metto questa cassetta dove ci sono le canzoni che mi fanno piangere di più e piango mezz'ora, no? Perché questo è un modo per amarsi, per volersi bene, per curare se stessi, no? Faceva ridere che lui aveva la cassettina adesso ai tempi la cassettina, adesso li cercherà che ne so, su Spotify, però aveva la sua playlist per il pianto, no? Perché diceva: assolutamente importante che noi ci ricordiamo di averle, no? Questa cosa qua. Ed è vero, perché noi siamo sempre, come dire, piangere, oppure comunque esternare le emozioni. È sempre, specialmente quelle di tristezza, di dolore, perché in realtà poi la rabbia la esterniamo fin troppo. Sì. È sempre Sì, è una ma e anche no. Sì, e anche no. Sì, e anche no. Quindi l'olfatto terapia Però va anche sì. bene, perché, tipo cassettina playlist da lacrima. Potrei pensarci di fare una playlist degli oli essenziali da lacrima, però nell'olfatto terapia è molto soggettivo. Certo, possiamo provare con le carte se vuoi. Vuoi provare a pescare una carta della lacrima? Dai, va Vediamo. bene. Chi è che Allora, vuole aspetta. provare? Dai, provo io, per prima io. Cos'è uscito? Aspetta che guardo, metto anche gli occhiali, non No, vedo. adesso le mischio, aspetta, aspetta. Ah, ok. Aspetta.
Allora, queste sono sempre le carte che ha creato Fiorenza Lepore. Sono sempre del viaggio del sentiero dell'alchimista. Sono queste. Bellissima. Cosa è successo? Sentire Ok. l'alchimista? Si vede, si Il vede. sentiero dell'alchimista è il sentiero dell'olfattoterapeuta ed è il sentiero di chi si affaccia e che si approccia all'olfattoterapia. Ok? Bellissimo. Ah, questa cosa. Allora, ma te queste le avevi, te le avevo fatte vedere queste, no? No? Eli che dice, anch'io voglio provare, ma prima io, Eli, cioè. Ok. Allora, che cosa vuoi? Vuoi un dono degli oli essenziali? Vuoi un olio essenziale che ti fa piangere? Un olio essenziale che tu ti puoi collegare come cassetta? Che mi faccia piangere, perché io faccio molta fatica e mi piacerebbe sbloccare questa emozione. Parlavo anche per me di questa cosa qua. Io, cioè, in realtà io faccio fatica, molto fatica, anche quando sono triste, cioè io faccio veramente fatica a esprimere a meno che non mi succeda qualcosa di tremendo, che allora sì, però di per sé, come stato naturale delle cose, mi piacerebbe, sì, che mi facesse Sì. esprimere anche le parti, un rilascio proprio. Allora facciamo così, adesso peschiamo la carta. Poi io settimana prossima parto per la Toscana e quindi quando rientro sono bella carica. Ci vediamo. Prima della prossima puntata facciamo una seduta. Così avrai modo di sperimentarla e vediamo che cosa accade. Vediamo cosa accade. Allora per la Laura. Madonna mia. Chakra di base. Allora, per la Laura. Oh, chakra di base, ancora. Si vede che non c'è. È scappato, eccolo qua. Ecco, no, è arrivato, è uscita da sola. Cos'è Vediamo se si uscito? vede. Faccio fatica, dimmi tu e non Adesso lo leggo, eh. Allora, sovino. numero 7. Esatto, la purezza dell'amore, l'essenza di gelsomino. Quindi per piangere, ok? Allora, è uscito due volte il chakra di base. Quindi per piangere, non lo so, dovresti lavorare sul base. Non so se devi scaricare qualcosa. O lo devi attivare. Ah, no, mi sembri una persona concreta, dovrei scaricare qualcosa. Forse dovresti camminare, dovresti attivarlo in modo diverso. Oppure magari c'è un blocco. Magari c'è un blocco lì che è quello magari che ti poi porterà a realizzare. Magari è il blocco dei progetti, perché il chakra di base è la concretezza. Credo che sia Allora. più, però sì, ci sta un po', non tanto dei progetti, però. E invece la purezza del gestomino, capito? Allora, ti dono la gioia e la passione per la vita, perché tu possa sublimare le tue ferite. Sì, allora ci sta proprio, Sono ci sta. il respiro dell'amore, l'energia che espande la tua coscienza, animandoti delle frequenze più pure e sublimi. Attraverso di me ti nutrirai della grazia presente ovunque e in ogni istante. E quindi domani devo andare a comprarmi l'essenza di gelsomino? Allora, collegati con il gelsomino, sì. Bella questa cosa. Prova, E sì, vediamo. perché il gelsomino ti Beh, ci porta a una dimensione. anche l'incapacità di piangere viene fuori dal fatto che non contatti il bambino interiore cioè, capito? Non contatti l'età più pura. Cioè l'età più innocente. Sì, il gelsomino è bianco e la purezza è Emozionale così effettivamente. spontaneo. Sì. Saggio spumino. E niente, facciamo Sì. la Eli Albo la vuole, può farlo così? Gliela scegli tu? Sì, dai, facciamo così, intanto voglio dire, chiara che la stata terapia è la cosa più. Non lo so, allora non sono carte che indicano il futuro, di che cosa accadrà e No, no. quant'altro, però Deve dirti glielo chiediamo. puoi Deve dirti. chiedere un dono, che cos'è che ti sta per arrivare, qual è la cosa a cui ti puoi collegare per realizzare qualcosa. Qui si parla di vibrazioni di energie. Certo, non futuro. No, 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 capite, lo stai aspettando. Quindi se vuoi realizzare qualcosa, però puoi dire qual è Ma l'aiuto. non solo sì,
Devi dirci che cosa vuoi, un dono? Adesso ci sta pensando, dai. No, però Laura Calaon, io per il dolore fisico si può, no? Lavora sull'emozione, non può lavorare sul, cioè è proprio, non, o se, può servire anche per chi ha un dolore. Allora, è un discorso un po' complesso. La Laura Calon, ciao Laura. Ti saluta. Intanto la Eli, scrivici per caso Guarda, profumo. allora la Laura Calon gli è uscito Lascia andare. Ah, lasciare andare, ma no, ma ci sta. Essenza di sedano. Sottoscriverlo, visto che è una cara amica, che è perfetta. E che cos'è? Così? Sedano. Di sedano, bellissimo. Sì. Allora, il dolore fisico, allora, è un lavoro, è un po' complesso, nel senso che dietro un dolore fisico c'è sempre una parte emozionale bloccata. Se tu vai a contattare l'origine, ok, del perché il corpo, perché se l'olio essenziale dentro di me mi fa sentire una vibrazione, e mi accompagna a tirar fuori un'emozione, ok? Una malattia dentro di me, un dolore fisico che non è provocato da un olio essenziale. Comunque dietro c'è un'emozione, c'è un insegnamento e c'è comunque un messaggio del corpo. Quindi si potrebbe provare a vedere se riesce ad arrivare, perché è un lavoro molto profondo, alla comprensione della malattia, allora lì poi il dolore, la malattia viene trasformato. Magari non è detto che serva solo il fatto terapia, può usare anche altre tecniche, però sicuramente può essere un indicatore per arrivare alla fonte di quello che lei ha bisogno di sapere. Mentre Eli ci dice fidarsi di se stessi, cioè poi un olio essenziale che l'aiuti a aumentare La fiducia in te. la fiducia in sé. Ci sta questa cosa? Sì, ci sta. Sorridi, ti vedo No, sorridere. sorrida perché tutti stiamo un po' raggiungendo questa fiducia interiore che sembra. Allora, settimo chakra, connessione col divino. Quindi, meditazione e preghiera. Ripulirsi dalle energie stagnanti. Colore viola. L'olio essenziale e l'incenso. Incendi. Connessione col divino. Guarda, sembra che l'ho pescata apposta. Questa sfiducia in te, sì, in realtà non è, devi affidare sostanzialmente ciò che ti fa sentire insicura, giusto? Credo. Allora, sì, un aspetto, perfetto. Dall'altro lato ti dico, affido, però non scendono gli angeli e arcangeli a sistemare le cose. Noi ci colleghiamo a quell'energia. Ci colleghiamo a loro, ci colleghiamo al divino affinché noi possiamo nutrirci del nostro stesso amore dell'anima, ok? Che è la fonte di ogni cosa. Però ci Allora sta. lì ritorniamo a casa, ritorniamo dentro di noi e allora lì la fiducia capiamo che ce l'ha. Scusa, che l'abbiamo sempre avuta. Bello, In comunque bello. realtà è dentro di noi. Comunque l'incenso, te lo leggo. Devi comprarti l'olio essenziale di incenso. Incenso. Allora, Allora, andiamo anche per la Katia, poi finiamo la diretta, dai. Però la Katia, ci sei ancora? Se ci sei, scrivici che Giuliana per te ti tira fuori un olio essenziale, se no ci salutiamo. È molto bella questa, cioè anche perché proprio Eli ci dice ottimo, grazie. Te lo leggo l'incenso, lo vuoi sapere? Ah sì, diglielo, va bene, vai. Allora, la connessione col divino, l'essenza di incenso, ti aiuta a sublimare l'energia purificandoti e innalzandoti di frequenza. Come dicevamo prima, proprio innalzare la nostra frequenza. Sono il portale di accesso a mondi invisibili. Attraverso di me viaggerai alla scoperta della tua anima. Ok? E conoscerai l'entità di luce che ti guidano nel sentiero sacro della vita, che sono ancora aspetti di noi. Certo. Quindi collegarsi a quella parte
più luminosa attraverso la purificazione. Non so se mi sono spiegata. Sì, assolutamente sì, credo benissimo. Ah, la Katia mi dice yes, però ci devi scrivere su che cosa deve estrarti l'olio essenziale, Giuliana. Non ho capito. La Katia mi ha detto yes, anch'io voglio, vedi, aspetta, te l'ho detto qua. Tac, Ah. ecco la Katia mi dice yes. Yes, Katia. Ciao, Katia. Giulia Cosa vuoi vuole sapere, Katia? un Eh? dono vuole. Un dono. Un dono, un dono, un dono per la casa. Allora, vabbè, rallentare. Allora, è uscito, è scappato fuori anche lei il settimo chakra come prima. Ok. Ok, quindi ma mi sembra una persona molto molto Ok. spirituale. E poi è uscito il lentisco, rallentare. Bella, questo è un buon consiglio. Sì, la mia luce scorre in tutto il tuo corpo perché tu possa sentire l'amore espandersi in coerenza con il tutto. Ti permetto di far fluire l'energia verso la terra per radicarti e connetterti con l'abbraccio amorevole delle guide che ti accompagnano per il tuo percorso. Resta in ascolto e rallenta. A me mi viene da dire alla Katia, fatti raggiungere. Fatti raggiungere. No, una domanda. Comunque, questo gioco Datti il delle chiavi permesso di raggiungerti. è fatto anche dall'olfattoterapia o è una tecnica che tu alleghi appunto per. No, sono le carte degli oli essenziali del sentiero dell'alchimista che fanno parte del percorso. Fanno parte del percorso, Sì, perfetto. fanno parte del percorso. Perché con le carte, ma e anche con gli oli essenziali, semplicemente si può fare un riequilibrio energetico. Nel senso che tu, Laura, vuoi provare l'olfattoterapia, ma non ho voglia di andare a smuovere delle cose che magari in questo momento non sono capace di gestire. Voglio solamente fare un riequilibrio energetico. E allora si può fare semplicemente un riequilibrio energetico. Quindi io utilizzo le carte e gli oli essenziali. Ho capito. Quindi Katia ci dice grazie, anima meravigliosa. Bella sei! Carina, molto carina. Sì, io spero che la puntata vi sia piaciuta perché io sono veramente incuriosita. Ringrazio Giuliana che è stata chiarissima, ci ha fatto anche insomma, vedere questa tecnica, è stata anche gentilissima a estrarre le carte degli oli essenziali per noi e spero che magari qualche altra diretta la possiamo fare. Più pratica, magari sempre così parlando di energie in maniera tale che però i riferimenti di Giuliana sono tutti sotto il video. Se volete un olfattoterapeuta, una delle poche in Italia, lei. Io sono ancora in viaggio, però non sono, posso indicare anche delle mie compagne, cioè io sono di Bergamo, però se c'è qualcuno su Milano ci sono altre ragazze che se poi volete venire a Bergamo perché volete venire in casetta magica, insomma, venire molto volentieri, Ah, però vero, in caso posso darvi anche contatti Giuliana, di sua sorella ha una compagnie di. casa bellissima, magica, che hanno ristrutturato dove si fanno cene meravigliose è uno spazio per esperienze olistiche, ma anche per feste, poi alla fine. Sì. Tutto. Nella vita bisogna amare tutto, bisogna amare tutto, non dobbiamo lasciare indietro nulla. Con le giuste dimensioni, come in ogni cosa, come in ogni giusto equilibrio, però va amato tutto. Assolutamente d'accordo. Quindi vi salutiamo, ringraziamo, ringrazio ancora Giuliana. Ciao, ciao a tutti, buona Grazie a tutti, giornata. buona serata. Grazie.